di relax e anche per così dare un peso a chi sta per salire sul palco, che comunque è vicepresidente della Camera, non dimentico, ogni tanto me lo dimentico perché bisogna dargli, diamo a Emma quel che diamo, del Senato, certo, si parla, ma corretto lui attorno, mi sono emozionata, è con noi Emma Bonino. Ma sei emozionata? Ha detto che sei vicepresidente della Camera, però per noi sei un po' vicepresidente di tutto. Emma Bonino! Grazie. Comunque sono vicepresidente del Senato. Lo so, mi sono corretta, ma corretto lui, pensa. Ah, vedi, l'informazione, no, è l'emozione, capito? Perché comunque averti... Allora, sono tantissimi. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie davvero, grazie di essere tutti qua. Grazie soprattutto ad aver firmato, di continuare a mandare gente a firmare, ai municipi, perché secondo me ce la facciamo. Quello che mi entusiasma di Emma è il suo ottimismo e la sua testa dura. Lei poteva starsene nel suo meraviglioso ufficio di vicepresidente del Senato, invece... Ma qui è più divertente. Qui in piazza con voi è più divertente. E quindi siamo qua, esatto. Allora io voglio fare delle domande semplici, facili, dirette per farvi capire perché siamo qua. Intanto io non sapevo che c'era la possibilità di fare dei referendum comunali. Noi abbiamo sempre saputo di fare dei referendum nazionali. No, invece è possibile anche fare dei referendum comunali. A voi siete romani, però ricordo ad esempio che li abbiamo fatti a Milano, non a caso, però Milano più o meno sugli stessi temi. In realtà sull'utilizzo del territorio, sull'ecopass, sulla viabilità, eccetera, e sono andati benissimo. A Milano servivano solo, si fa per dire, 15.000 firme per un problema di proporzioni, però 50.000 sono proprio tante. Se voi pensate che per un referendum nazionale se ne vogliono 500.000, solo per Roma ci vuole il 10%. Ah, peraltro legali, perché non è che noi firmigoni, cioè noi le prendiamo sul serio, insomma, le firme. No, per dire, giusto per ricordare l'inizio di tutta... Anche perché a noi ce le controllano. A noi ce le controllano e poi devo dire che se guardo la storia di Firmigoni forse non gli ha portato benissimo, insomma, la frode elettorale. Però non gli ha portato bene, no, niente. Non gli ha portato proprio bene, ci ha fatto penare ma non gli ha portato bene. E quei referendum si sono tenuti e io credo che non siano stati così estranei, per esempio, alla vittoria di Pisapia, che all'epoca li firmò, li sostenne, e credo che quello che sta avvenendo a Milano, credo in termini di viabilità, di ecopass, di tutto quello sull'utilizzo del suolo per quanto riguarda l'Expo, io credo abbia molto a che vedere con quel referendum. Quindi, scusa, lo dico perché siccome siamo tignosi, come tu hai detto, sempre a Milano abbiamo appena raccolto le firme per le coppie di fatto, il testamento biologico, vi segnalo che Milano ha appena passato la delibera per il registro delle coppie di fatto, quindi voglio dire che evidentemente non sarà facile, perché magari non le vorranno proprio fare, poi qui abbiamo qualche ospite vicino a noi, al di là del Tevere, che magari non è contentissimo, diciamo così. Però secondo me è un altro stato, però è un altro stato, sì, dovrebbe, sì. Allora, no, quello potrebbe, quindi adesso noi firmiamo per questi 8, o se non siamo d'accordo su tutti, alcuni, però insomma sono molto interessanti tutti e 8. E poi che succede? Queste firme vengono portate, poi le dobbiamo portare entro il 5 ottobre, quindi abbiamo una mostra, una sbrigata, dovete chiamare tempo, zii, parenti, tutti a firmare, perché no, anzi, non abbiamo tanto tempo. Non abbiamo tempo, però qui siamo molti, e anzi mi dicevano gli organizzatori, Bonelli, Croppi, Staderini e tutti quanti, che hanno pensato di fare anche sabato prossimo un altro referendum DES, e cerchiamo di avere 100 tavoli in tutta Roma. 100 tavoli vuol dire 100 autenticatori, vuol dire 100-200 militanti ai tavoli, per cui chiunque sia disponibile a darci una mano, magari nel suo quartiere, se si mette in contatto con noi o ai tavoli già adesso, oppure
con su www.romasimuove.it. In fondo una volta nella vita fare l'autenticatore è bello. Sì, non lo possono fare tutti, fare il militante è anche molto bello, per la verità. Il militante, un'esperienza emozionante. Lo potete fare davvero tutti, raccogliere le firme è relativamente facile. Allora, poi che succede? Se noi riusciamo a arrivare a questi referendum e passano, la legge dice che i referendum si devono tenere nei primi 6 mesi del 2013, forse mai che è lo stesso periodo in cui voi tutti dovrete scegliere il vostro sindaco, perché ci sarà la campagna elettorale. Allora sarà interessante vedere i candidati sindaco di Roma come si pronunceranno su questi referendum e come si pronunceranno rispetto a quello che voi avete chiesto di poter scegliere. Poi ognuno voterà sì o no, ma intanto di poter scegliere cosa deve dire. E io credo che inseguire la gente sui contenuti invece che sulle risse può essere più utile. Molto nuovo anche, tra l'altro. E anche abbastanza originale. Originale, sì. Ultimamente. Quindi i contenuti sono 8, non li rifarei tutti perché no, ne hanno parlato, però ce ne sono qualcuno che ci sta particolarmente a cuore, che non abbiamo ripassato. Meno traffico, meno smog, più mobilità. Abbiamo detto, grazie. Perché è un po' il libro dei sogni, mi sembra. No, è il libro dei sogni? No, perché se guardiamo altre città europee, o guardiamo anche solo Milano, sulla zona ZTL, sugli ecopass, sull'aumento dei servizi pubblici collettivi, del car sharing, del taxi sharing, eccetera. Insomma, ci sono città europee o anche italiane che si sono attrezzate molto bene, quindi non è vero che è un libro dei sogni, è una questione di testa in qualche modo. Poi il testamento biologico, ce ne ha parlato molto bene Mina Web, famiglie di fatto, che lo sapete tutti cosa vuol dire, più o meno, o per esperienza diretta. Io sono una famiglia tu, di esempio, fatto, vivo nel peccato. Domanda, io non firmo sto referendum perché non voglio. Cosa non vuoi? Firmo il referendum. Va bene, poi? Invece volevo una parola in più sulla libertà di scelta nei servizi alla persona, anche se Mina ce n'ha parlato, perché chiaramente non c'è nessun referendum specifico sulla disoccupazione, il lavoro, le donne, no, giustamente, però mi trovo molto interessante cosa c'è dietro questa libertà di scelta nei servizi alla persona. Ma come sapete, insomma, intanto mi rivolgo alle donne soprattutto, perché in questo paese i servizi alle persone, non si sa perché, ma per destino sono compito delle donne, sia per quanto riguarda i bambini, ma ormai anche viviamo tutti più a lungo, quindi anche per quanto riguarda i genitori anziani o gli suoceri anziani. E non c'è nessuna rete d'assistenza, gli asili comunali sono pochissimi. Noi rispetto all'Europa siamo indietro, l'Europa chiedeva una roba come il 30% di accesso agli asili nido, non ce n'è neanche il 10% sostanzialmente. Ma soprattutto ci sono strumenti innovativi che sono usati in tutta Europa, nel sistema dei voucher, per cui li potete usare, non so, per accompagnare il vostro suocero che deve fare la dialisi e non lo dovete accompagnare voi, oppure per la mamma anziana che avete a casa, ci sono dei servizi che possono essere resi a casa di quelli. E insomma, tutto anche chiedere dei permessi, perché non ho capito perché le donne devono farsi in quattro per fare tutte queste cose e poi hanno problemi sul lavoro. Ovviamente. E queste sono tutte cose sconosciute nel nostro paese, perché si è sempre dato per scontato che in fondo le donne di questo paese sono delle specie di giocolieri, che di mestieri ne fanno tantissimi, iniziano alla mattina, finiscono alla sera, quando gli va bene. In più ovviamente abbiamo tutte imparato che due stipendi in famiglia aiutano invece che uno, specie in condizioni difficili, e quindi siamo delle specie di giocolieri che passano dalla moglie alla colf, alla babysitter, all'accompagnatrice, alla tassinara, piuttosto. Facciamo tutto in casa, tutto noi, ce la cantiamo e ce la suoniamo. Io credo che questo deve finire, e deve finire non solo per civiltà, deve finire perché questo può dare lavoro, può far emergere dal nero una serie di lavoratrici o lavoratori in nero, ed è uno sviluppo dell'economia. Questa è una riforma che noi abbiamo un po' mutuato, che alcune città già usano, ma che abbiamo un po' mutuato dal sistema francese, e vi assicuro che è diventato un sistema che poi si autosostiene e davvero l'aiuto, l'assistenza in casa per bambini, anziani, per quei lavori che se no dovete fare voi, portarli a scuola, andarli a riprendere, portarli all'asilo, a tornare, e la suocera, la nonna, la mamma, insomma,
Tutte queste cose possono invece essere offerte come servizio. Io credo sia una grandissima liberazione per tutte noi. Lo credo anch'io. Il sesto punto è ambiente, più ambiente, meno cemento, ma noi ce l'abbiamo un po' parlato con il nostro presidente del WWF. Rifiuti zero, è una vecchia storia. Anche questo è un libro dei sogni? Vedo che c'è una lunga lista, perché la cosa bella di questi referendum sono facili. Dici, vuoi tu più ambiente e meno cemento? Sì. No, perché delle volte i referendum sono difficili. No, questo è facile. Questi sono facili. Non solo, ma noi proponiamo anche come fare. Cioè non è che è solo una roba demagogica. Ci vorrei un paese meraviglioso. Sì, però poi come? No, invece proponiamo anche il come, sempre mutuando da esperienze fatte in altre città o in altri paesi. Per esempio sui rifiuti, adesso non voglio aprire qua la polemica sui rifiuti, chiunque l'avevo veramente studiata a fondissimo durante la sfortunata campagna elettorale per le regionali, e quindi però credo che davvero il porta a porta, la raccolta differenziata, sono veramente cose che all'inizio sembrano un po' noiose, un po' difficili, invece ci si abitua, il vetro da una parte, la carta dall'altra, vetro e plastica da una parte, carta dall'altra, e poi l'indifferenziata. E guardate, funziona, perché credo che riciclare aiuta anche l'economia, oltre che l'ambiente. E non è vero che non si può, è che semplicemente non si vuole, perché poi, e poi ci troviamo, anzi vi trovate, che non si sa più dove metterli. E tra un po' li spediremo a grandi costi, non so, al sud Italia, in qualche altro paese, insomma, come se il traffico fosse fatto di rifiuti che vanno avanti e indietro. All'inizio può sembrare un po' difficoltoso, non ci siamo abituati, però guardate, si impara, è facile, davvero il comune ci deve aiutare però ad avere un porta a porta come si deve, perché qui ogni tanto per portarlo bisogna fare i chilometri, ma se si fa è una cosa che funziona per l'economia e per l'ambiente. Poi l'ultimo, scusa, una cosa io non l'ho capito, l'ultimo punto, l'ottavo, mi sembra che sono tutti chiari, no? Più o meno. L'ultimo, cioè, riduzione dei costi della politica. Non è difficile di questi tempi. Vuol dire, ha capito signora? Riduzione dei costi della politica. Ma non costa niente la politica. È gratis, come è noto. Ma non è che... Non voglio fare nome, ma proprio in questi giorni abbiamo proprio saputo di questi giorni, un sacco di scene fanno la faccia nostra, Capodanni, viva la faccia del divertimento, però ognuno poi si diverte. Sì, no, ma spese proprio, ognuno faccia quello che vuole, ecco, a spese pubbliche è un po' diverso. Ma guardate, io ritengo che la politica costa, non sto dicendo, non voglio fare della demagogia. Penso però che un convegno va bene. Poco, per fortuna, anzi, questo è costato poco, lo dico perché voglio ringraziare gli tutti artisti, volontari, gli artisti che sono si sono prestati, a partire da Serena, che devo ringraziare, ma voglio ringraziare il nostro Tavolo Mannerino che sta arrivando. Ancora non l'ho visto. Arriva, molto generoso. E noi abbiamo finito, così vi lasciamo con lui, ma voglio anche ringraziare Tony Santa Maria. Adesso vediamo anche nei video tutti gli attori che hanno partecipato. E voi, poiché vi abbiamo fatto divertire in una bella serata, fate un'ora al giorno di militanza. Provate a scriverlo nelle mail ai vostri amici. È un po' noioso, ma non è difficile. Vi anche mettete perché, lì e lo scrivete. Per chiudere vorrei ricordare poi che la cosa bella di Roma si muove è che è un insieme di persone, di tanti partiti diversi, anche di nessun partito. È un movimento di cittadini che hanno voglia di contenuti e non ne possono più di questa politica un po' narcisista, è così. Anche un po' maschilista sei per quello, ma comunque. No, vedo che gli scontri che vanno per la maggiore di questi tempi sono tutti al maschile. Non ho capito, sembra di stare in Arabia Saudita, però non importa. Ma ti potevi presentare primaria? Un'altra volta, no, grazie. Ho già andato. Grazie. Mi raccomando, usate questi Facebook, questi internet, questi Twitter, a fin di bene. Adesso vi lascio, intanto con una notizia, che gli attori del teatro, non so se ho perso il foglietto, del Piccolo Eliseo, un gruppo di attori romani, registi,
il 26 e il 27 settembre 60 attori, registi, musicisti organizzano 48 ore di teatro e musica gratis per Roma si muove. 26 e 27